dover ammettere che un elemento che ha uguale dignità è l'elemento relazionale. Con questo vi ringrazio l'attenzione. Grazie. Ci sono due domande? Per caso, rispetto all'intervento. Allora, sì, prego. Professore, se ti domando. Ciao, allora, il discorso che hai fatto è iniziato da una fase su cui io concordo tantissimo, cioè le società non possono demandare la loro presenza, perché non possono utilizzare altri per fare quello che è il loro compito, che sta diventando la parte essenziale della loro presenza. Però abbiamo visto dall'altro canto, l'abbiamo visto qui con alcuni relatori, che molti hanno iniziato a essere presenti loro, ma partendo da zero, partendo da esperienze personali, facendo un certo tipo di percorso, quasi sempre lo stesso, cioè inizia a fare alcuni esperimenti, fare alcuni cose. Questo però, dal punto di vista dell'ottimizzazione dei vantaggi di questo tipo di cose, è un problema, perché si fanno gli stessi errori, si fanno lo stesso tipo di sbagli, ma anche lo stesso tipo di percorso lungo per imparare certe cose. E ci sono invece delle strutture, come può essere possono dare un certo tipo di aiuto, un certo tipo di informazione su queste cose. Come si può riuscire a utilizzare i vantaggi di uno, ma l'importante dell'altro? Perché, da questo punto di vista, come dire, in realtà questo è un tema cruciale, perché poi il tema anche è che la filiera della comunicazione in questo momento non è in grado di supportare le imprese, non voi, perché voi siete bravissimi, tutti i giovani siete nativi digitali, e quindi, però il tema cruciale il tema cruciale che sto vedendo è che la filiera, come voi ben sapete, non è pronta per una serie di motivi che adesso non è opportuno andare ad indagare. Come fare? Noi ad esempio, comunque, nel nostro piccolo abbiamo costruito una community di 15.000 persone che ruota intorno a noi. Noi quando facciamo eventi abbiamo 1.000 persone con cui interagiamo, con cui discutiamo, come stiamo facendo adesso, dove discutiamo, come abbiamo fatto qua, sul tema del Twitter e quant'altro. Allora, qui in qualche modo quello che credo è che debba nascere, il Politecnico fa il suo mestiere, noi cerchiamo di diffondere questa cosa, quindi facciamo spreading e sta crescendo questa nostra comunità. Quindi in qualche modo usiamo i social media per espandere questo tipo di logica, e quindi facciamoci tutti word of mouth. L'altro tema è che io credo è che, tanto se ne può, debba nascere un'energia fresca e nuova attorno al mondo della comunicazione. Perché in questo momento il mondo della comunicazione è bloccato, cioè transitano solo in Italia 10 miliardi di euro. È chiaramente bloccato da chi ha strutture di centinaia di persone a bordo che governa questi miliardi di euro. Quindi, ed è sicuro che sono strutture pesanti, molto pesanti. Quindi, un altro elemento è, certo, sta cambiando il mondo, contribuiamo anche lato di chi fa servizi di comunicazione a cambiare il mondo. Quindi, quello che serve, non dico tutto quello che penso, perché non te lo dichiaro, quello che serve è che nasca un associazionismo nuovo attorno a questo, nasca una community che porti concetti freschi e nuovi. Questo è un aspetto fondamentale, se volete un po' 1.0, ma in realtà molto, molto rilevante, perché altrimenti il freno vero in questo momento sono i vostri competitor, che però hanno in mano il top manager, in quello che ha il 100 milioni di dollari, 100 milioni di euro da spendere, e a voi fanno fare le piccole sperimentazioni, le app, quelle robe lì. Poi i grandi soldi transitano un'altra parte. Questo
Noi stiamo facendo la nostra operazione come università e anche come consulenti, perché noi siamo anche questo mestiere qua. Però occorre uno sforzo collettivo per affermare questo cambiamento. Comunque sappiate che gli interessi sono enormi in gioco, quindi stiamo giocando su cose pesanti, eh? Quindi dove non si, dove caso mio o in modo artigianale non funziona, ve lo assicuro. Io su interventi franchi come questo, quando sono uscito in assemblee pubbliche molto importanti, sono stato minacciato. Okay. Per essere chiaro, non ero a Palermo, era a Milano, vicino a Piazza Duomo. No, no, ma lo sostenivo come community, cioè come potrei comprendere. Allora, mi devi dire come, cioè io non riesco a immaginarmi, ancora una volta, perché poi siamo uomini, cioè, riusciamo alla metafora, cioè tutte queste cose qui, tutto democratico, non è così che funziona, ci sono delle sfere di influenza, magari lui ascolta me perché sono professore, solo perché sono professore sono un pochino più credibile, capisci? Allora, andiamo nel concreto e nel pratico. Io credo che community pesanti però, che aggreghino questo tipo di progettuali, questo tipo di obiettivi, possono giocare un loro ruolo. E guardate, quel distillato lo vedete anche con quell'artista politico. Io ho scritto un articolo per il Corriere che mi è stato censurato, ma lo vedete in piccolo in alcuni fenomeni della nostra vita di questi mesi, e lo vedete perché assolutamente, ed è per questo che è difficile affermare il cambiamento. Però, come dire, fino a che ce la contiamo su tra di noi, cioè io adesso sono venuto qua oggi, no? Un sacco di amici, ho rivisto una della mondo brusco che non vedevo da anni, con un mio carissimo amico, mi fa piacere. Però alla fine, oggi non abbiamo affermato il cambiamento. Oggi ce la siamo contata su tra di noi. È importante, attenzione, è importante perché ne usciamo caricati, ma alla fine dobbiamo cambiare la società. E questo vale per ogni livello, comunque non voglio. Okay? Questo quindi il senso è questo qua. E questi formidabili strumenti di connessione ci danno delle possibilità incredibili. Non credo che però li puoi lasciare allo spontaneismo così. Occorre una governance. Occorre una governance. Occorre. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Grazie al professor Lucci per l'intervento. Maglietta per tutti sul fondo dell'aula. Volevo ringraziare anche Alessandro che non sapeva quanti cellulari ci sono, però dopo lo vedo. Abbiamo gli ultimi due interventi per questa sala. Scusate, sono il foglio. Allora, abbiamo l'intervento che segue, Andrea Alberici, ci parlerà di un'iniziativa molto molto importante che sta nascendo, proprio oggi sta nascendo in questi giorni, chiamata Evolutivo. È un'iniziativa secondo me molto importante perché è un po' un punto nevralgico di molti degli argomenti che abbiamo parlato oggi, cioè parla di community, parla partnership e poi parla di qualcosa che forse oggi abbiamo solo accennato vagamente, cioè di tutta quella tematica legata all'open e all'open source. Evolutivo collega questi tre punti. Lascio lui la parola. Sì, in realtà dopo lo speaker che mi ha preceduto, come diceva stamattina Jacopo, ha abbassato il
livello dell'aspettativa. In realtà, parafrasando una frase di John Fitzgerald Kennedy, quando diceva non pensare cosa l'America può fare per te, eccetera, eccetera, io dico non vi parlerò di quello che i social media possono fare per voi, ma quello che sperano, che spero facciano per voi. E vuole essere quindi un lancio per noi oggi è importante come azienda lanciare questa iniziativa di social media marketing proprio qua. Siamo anche sponsor dell'evento, ovviamente. E in realtà spero di lasciarvi due o tre, diciamo, conoscenze, come dire, con grandi difficoltà acquisite nel corso degli anni. Noi siamo una società di consulenza informatico-legale, siamo di Brescia. Facciamo anche un lavoro sporco di pulizia dei dati per tanti nostri clienti. Vi assicuro che pulire i tagli Excel dei vostri clienti è una cosa che non consiglio a tante persone. E siamo goal partner di una software house indiana che si occupa di un software di customer relationship management. E diciamo che abbiamo avuto la fortuna nel corso degli anni di incontrare una persona molto importante nella comunità mondiale di questo software di CRM, un amico, Joe Borges, che è il presidente della T-Solution. Noi sostanzialmente siamo uomini e donne nel mezzo tra i clienti e i tecnici veri e propri, o diciamo così, i venditori di software. In realtà, per una nostra vocazione, abbiamo scelto il mercato del software open source per proporre soluzioni ai nostri clienti. Benissimo. Oggi parleremo di come abbiamo trovato il software perfetto, l'iniziativa sui social media in evoluzione e qualche, diciamo, idea per il futuro sulla creazione di una community dedicata appunto al software open source. Benissimo, come si fa a trovare il software perfetto? In realtà, come costruire questo software perfetto è una cosa, voglio dire, impossibile. Non esiste il software perfetto e ce ne siamo accorti. In realtà lo proponiamo ai nostri clienti. Cosa andiamo a dire? Tu, azienda, non hai un business uguale neanche a un tuo concorrente nello stesso mercato dove operate, e quindi a maggior ragione perché dovresti usare un software standard. E questa domanda sostanzialmente ci ha portato alla ricerca di un software perfetto. Ma dov'è questo software? Non esiste. Chiaramente, potremmo crearlo, ma la creazione di un software di questo genere porterebbe enormi spese, enormi costi, e probabilmente non sarebbe mai finito. E allora perché non usare la cosa migliore che c'è in questi anni dal punto di vista della programmazione? Usiamo l'open source.